Siamo in diretta, scusate il ritardo, ma abbiamo avuto problemi di connessione, come detto. Siamo all'interno della chiesola sperando che la connessione tenga. Celebrazione del Giovedì Santo, come vedete, all'interno della chiesola, celebrata da Don Mauro Mattioli. Partiamo, Don Mauro. Buonasera parrocchiani e telespettatori, iniziamo il Credo Pasquale, quest'anno in una forma diversa dal solito. Vogliamo comunque sentirci insieme come parrocchie, come comunità, come chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. In questa sera è grande il dono di grazia che ci è concesso nell'Eucaristia. Per essa il Signore si è fatto vero pane vivo, disceso dal cielo, per alimentarci. Disponiamo i nostri cuori al pentimento sincero dei nostri peccati. Signore Gesù, che hai voluto prefigurare nell'immolazione dell'agnello il tuo dono d'amore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo Gesù, che nell'Eucaristia ti sei fatto nostro servo fino a lavare i nostri piedi, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che sei divenuto il pane vivo che alimenta la nostra debolezza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Convito nuziale del suo amore, fa che nella partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrossita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi fragello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo: il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli,
io sono tuo servo, figlio della tua schiava, tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è la tua salvezza. A te offrirò il sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è il dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro,
ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Una piccola riflessione. Dice Sant'Agostino, come mai gli uomini stentano a credere che un giorno vivranno con Dio, quando già si è verificato un fatto molto più incredibile, quello di un Dio morto per gli uomini? Come è accaduto questo? Leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. E l'abbiamo celebrato a Natale. La parola di Dio è diventata essere umano, persona. Prima di questo fatto Dio non aveva nulla per cui potesse morire per noi, se non avesse preso da noi la carne mortale. Ecco lo stupefacente scambio, dice Sant'Agostino. Dio ha fatto sua la nostra morte e nostra la sua vita. Ha preso su di sé la morte che ha trovato in noi e così ha assicurato quella vita che da noi non può venire, ma solo da Dio. Abbiamo ascoltato nel Vangelo poco fa, Gesù ha amato i suoi sino alla fine, li ha amati fino all'ultimo respiro, li ha amati fino a raggiungere il fine per cui si è incarnato. Il fine è che anche noi impariamo a vivere, ad amare, a morire come Gesù. Che cosa vuol dire questo? Non solo che Gesù ci ha dato l'esempio, ma ci ha dato la forza per vivere il suo esempio. Lui che è Maestro e Signore ci ha insegnato a vivere, ci ha dato il suo amore. Con questo ci ha reso capaci di vivere come Lui ha vissuto e ha amato. L'Eucaristia, la messa che celebriamo, è la fonte del nostro amore. Avevamo detto alla Messa delle Palme, è troppo poco che aspettiamo che finisce la pandemia, troppo poco. Perché se la pandemia, se dopo la pandemia la messa ritorna ad essere vissuta come prima, noi abbiamo sprecato un'opportunità. E domani spiego meglio cosa vuol dire. Ma intanto è necessario abbandonare in fretta la terra della schiavitù. Non c'è tempo da perdere. Ecco il morire che ci sta chiedendo questa celebrazione. Urge una vita piena, libera, adatta per gli autentici cercatori di Dio. Quindi non le cose di prima. Carissimi, non possiamo tornare a vivere
la messa come prima. La messa ha un significato troppo profondo. E appunto domani chiariremo questa necessità. Ma intanto qui Gesù ci viene incontro con l'Eucaristia, con il suo Vangelo ci parla. Non possiamo vivere in aridità come prima della pandemia. Adesso sentiamo il bisogno della messa, ma occorre imparare a vivere in modo più profondo. Davvero urge una vita piena, libera, adatta per gli esseri umani, come Gesù ci ha fatto vedere. Faccia in modo, Gesù, che questo diventi realtà. Lui ci sta chiamando, sta cercando di destare la nostra attenzione. Le cose non possono rimanere come prima. Questo vuol dire morire nella situazione che viviamo. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita e ci accoglie nel cenacolo per la cena pasquale. Egli ci chiama amici e si mette a servirci. Rivolgiamoci a Lui con umiltà e fiducia e diciamo: Gesù, pane di vita, ascoltaci. Gesù, pane di vita, ascoltaci. Signore Gesù, tu lavi i piedi ai discepoli e consegni il tuo corpo e il tuo sangue per la nostra salvezza e per quella del mondo intero. Donaci la grazia di rinnovare il miracolo dell'Eucaristia e della condivisione fraterna. Noi ti preghiamo. Gesù, Padre di vita, ascoltaci. Signore Gesù, guida e sostieni tutti i sacerdoti che ogni giorno celebrano nella messa il mistero del tuo corpo donato e del tuo sangue versato. Rendili santi e santificatori. Noi ti preghiamo. Gesù, Padre di vita, ascoltaci. Signore Gesù, nell'ultima cena hai pregato per l'unità dei discepoli. Raduna il tuo popolo nella Chiesa. Rendici testimoni di speranza e di pace per il bene nostro e di tutti gli uomini. Noi ti preghiamo. Gesù, Padre di vita, ascoltaci. Signore Gesù, ti chiediamo che ogni uomo impari da te il compito del servizio. Scompaia ogni forma di egoismo e di orgoglio in famiglia, negli ambienti di lavoro e nella società. Noi ti preghiamo. Gesù, Padre di vita, ascoltaci. Vogliamo ancora affidare al sacrificio di Gesù tutti coloro che si impegnano generosamente a fondo negli ospedali, nelle case di riposo, insomma, tutti quelli impegnati a lottare questo nemico invisibile, e anche tutte le vittime. Affidiamo al Signore anche le necessità delle nostre comunità, delle parrocchie, della Chiesa intera. Signore, che in questa sera ti sei offerto a noi nell'Eucaristia, segno permanente del tuo sacrificio e della tua presenza, rendici capaci di vero amore per te e per i nostri fratelli. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra. Con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti dei quali conosci la fede, la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode. E innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Gesù Cristo, nostro Signore, fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri, Pietro, Paolo, Andrea e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione.
Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo, nostro Signore, affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla perdizione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. In questo giorno vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili. E alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Santo nostro Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio, il nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi
tuoi ministri peccatori ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Liberaci da questo male che affligge l'umanità. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, guarda invece la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
tutti coloro che non hanno potuto ricevere Gesù nel sacramento. Ti desidero, Signore, con tutto il cuore. So che ti è cara questa mia vita. Tu mi vuoi bene, Signore, e la mia anima ti cerca ogni giorno. Sento i miei affetti più cari. Sono preziosi e talvolta difficili. Ti chiedo di custodirli e di purificarli. Contemplo la tua presenza viva nell'Eucaristia che ora non posso ricevere. Vieni, o Signore, prendi posto nel mio cuore, rinvigorisci la mia anima, risveglia in me la gioia, accresci la mia fede. Donami luce e forza per stare nella vita come vuoi tu, per amare i fratelli e le sorelle come tu hai insegnato. Desidero con tutto il cuore vivere per te, lodarti e ringraziarti. Eccomi, Signore, con te nel cuore trovo pace, forza e speranza. Accogli ciò che sono e si compie in me la tua volontà di bene. Preghiamo. Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo vivere insieme anche la giornata, la celebrazione di domani, venerdì, come oggi in diretta streaming, sempre alla stessa ora, invece sabato, dopodomani, alle 21. Invece lasciamo la domenica di Pasqua, lasciamo così viverla o quella celebrata da Papa Francesco alle 11 da San Pietro, oppure dal Vescovo Franco alle 10 dalla Cattedrale di Senigallia, oppure in altre TV, le proposte ci sono. Dunque domani ancora ci rivediamo, invece sempre come oggi, dopodomani la Veglia Pasquale, ci si vede in diretta streaming alle 21. Ringrazio chi ha animato questa celebrazione, ringrazio tutti coloro che hanno seguito, ringraziamo il Signore per averci fatti trovare insieme, perché il Signore non ci abbandona mai, anzi ci è sempre molto vicino. Buona serata, a domani. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio, l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con la vostra vita date gloria al Signore. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Questa diretta, la funzione del Giovedì Santo, termina qua dal
Chiesola di Monteporzio è tutto, arrivederci.